La sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara. Ben ritrovati all'ascolto della Sanità Parla con te, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con le nostre aziende sanitarie locali. Tutti i lunedì alle 12.10 e in replica il giovedì alle 19.10 incontriamo i professionisti e le professioniste delle nostre aziende sanitarie. Oggi sono con noi Alberto Urro, che è un educatore professionale, nonché referente del programma Scuole che promuovono salute della nostra azienda sanitaria, ed Emily Davis, che è una psicologa che collabora appunto con questo progetto. Buongiorno, grazie per essere con noi oggi. Un saluto a tutti. Un grazie. Saluto, grazie. In questi giorni abbiamo presentato, e lo presenteremo anche il 3 di ottobre a Codigoro, il catalogo Scuole che promuovono salute delle aziende sanitarie di Ferrara. Il catalogo richiama, nel titolo che abbiamo dato, richiama un programma che è un programma regionale acquisito dall'azienda sanitaria, che è appunto Scuole che promuovono salute. L'idea è quella di cercare di trovare collaborazioni, delle contaminazioni, diciamo così, virtuose tra il mondo della sanità e quello della scuola, perché il luogo della scuola è un luogo estremamente interessante e importante proprio per agire rispetto a tutte le tematiche di prevenzione e per muoversi rispetto a quelle che sono le difficoltà e le fragilità importanti che riguardano i giovani soprattutto. E quindi abbiamo bisogno delle scuole e le scuole hanno bisogno di noi, e quindi abbiamo cercato in questo catalogo in particolare di mettere insieme tutte quelle che sono i diversi programmi, le diverse attività che le aziende sanitarie già da molto tempo in realtà promuovono all'interno delle diverse scuole sulle tematiche che sono le più classiche, quindi i fattori, diciamo così, più di rischio, che sono quelli legati un po' al discorso dell'adolescenza e alle problematiche dell'adolescenza, quindi sto pensando alle dipendenze, alle sostanze, a tutte le nuove dipendenze da internet e via dicendo, a quelle, diciamo, più legate ad aspetti più generali importantissimi, che sono la salute, un profilo di salute, quindi l'alimentazione, gli stili di vita sani, e che quindi riguardano un po' tutte le fasce d'età, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori e quindi agli ultimi anni, quindi al 18°-19° anno. Dottoressa Davis, in quale modo questo catalogo viene distribuito alle scuole e agli studenti? Allora, da questo nuovo anno scolastico, quindi 2024-2025, il catalogo avrà una nuova modalità di accesso. È online sul nostro sito dell'azienda ASL di Ferrara. Digitando Scuole che promuovono salute ASL di Ferrara, i docenti, i dirigenti o chi è interessato ad attivare le progettualità che l'azienda ASL e ospedaliera offre potrà consultare. Per quest'anno abbiamo suddiviso il catalogo per gradi, quindi ci sarà un catalogo rivolto all'infanzia, uno alla primaria, uno alla secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, in modo, diciamo, da facilitare e agevolare la lettura a chi poi lo consulterà. E soprattutto è un catalogo interattivo, dove il lettore, cliccando sulla progettualità di interesse o sulla tematica, potrà essere direttamente direzionato all'attività di interesse. Oltre alla consultazione online di questo catalogo, ci sarà anche poi la modalità di adesione. Quindi, una volta che docenti o le scuole avranno individuato quelle che sono le progettualità, il profilo di salute che vorranno rivolgere ai ragazzi o anche ai colleghi docenti, perché diciamo che stiamo puntando molto anche su una prevenzione rivolta agli adulti di riferimento, no? Quindi quelli che sono i genitori, i docenti, ma anche tutti i collaboratori scolastici. Dovranno appunto mandare un modulo di adesione, che è sempre online, dove dovranno mettere i loro riferimenti in quanto docenti referenti salute, quali progettualità aderiscono, e anche aderire alla rete regionale Scuole che promuovono salute, che questo è un altro passaggio molto importante che ci permette di essere in rete con tutte le scuole che promuovono salute dell'Emilia-Romagna. Dottor Urro, lei ci ha già accennato in apertura di programma quali sono un po' i contenuti. Ecco, volevo chiederle, vogliamo provare a approfondire un po' sulle tematiche che si ritroveranno all'interno del catalogo? Le tematiche sono veramente tantissime. Il presupposto dal quale si parte è un po' una sorta di accompagnamento alla crescita, quindi partiamo con delle programmazioni, delle attività che vengono proposte alla scuola dell'infanzia per cercare di costruire un'identità anche corporea nei bambini, che comincino da subito ad avere una consapevolezza del significato delle parole, del significato delle azioni, quindi del movimento e del significato di quello che fanno tutti i giorni. È chiaro che tutte le
progettualità, come diceva poco fa la mia collega, tutte le progettualità, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, nella scuola primaria, necessitano sempre di coinvolgere anche gli adulti di riferimento, quindi gli insegnanti, il corpo docente e chi è presente all'interno delle scuole e che accompagna la crescita i nostri figli, e dall'altra parte ovviamente le famiglie e i genitori. I temi e i suggerimenti sono quelli di avere un comportamento attento fin dai primi giorni di vita, che riguardano sicuramente l'alimentazione, quindi ci sono degli interventi e delle attività che riguardano proprio l'educazione alimentare, chiamiamola così, dove vengono suggeriti dei comportamenti che osservano il cibo come un qualcosa da scoprire, quindi una curiosità da un lato, ma anche dando delle informazioni, è chiaro, sempre collocate all'interno del percorso di crescita, quindi attraverso dei giochi, attraverso delle modalità che possono essere differenziate a seconda della fascia d'età, che creino nelle persone poi nel tempo una consapevolezza della propria identità, che viene costruita in maniera equilibrata attraverso sicuramente il cibo, attraverso sicuramente il movimento e attraverso le buone relazioni. Allo stesso modo si danno delle altre informazioni molto interessanti, che sono le informazioni che riguardano la cura del sé, quindi come evitare le carie, come cercare di coprirsi se ci sono dei colpi di calore. Insomma, abbiamo tutta una serie di attività che in modalità ovviamente nella scuola d'infanzia in maniera molto giocosa vengono portati in superficie, diciamo così, delle tematiche di cura verso la persona a 360 gradi. E i suggerimenti ovviamente li diamo, soprattutto nella scuola dell'infanzia, li diamo anche molto agli adulti, che cerchiamo di accompagnare anche loro nelle loro funzioni educative per avere un'ottica un po' più approfondita rispetto alle difficoltà, insomma, e le fragilità che possono presentare i loro figli in quell'età. Dottoressa Davis, un catalogo che comunque è rivolto anche ai ragazzi in età adolescenziale. Assolutamente sì, diciamo che la prevenzione nell'età adolescenziale è quella che al momento sicuramente offre più progettualità e attività da parte di tutti i servizi, ma questo catalogo è stato un ottimo strumento interno per noi operatori della prevenzione, perché ha permesso di contaminarci, e questo contaminarci è integrazione non solo delle tematiche da rivolgere ai ragazzi adolescenti, ma anche a scambiare un po' quelle che sono le nostre competenze professionali e fare in modo che gli utenti possano avere più stimoli, più risorse da poter rielaborare nel momento in cui noi andiamo a fare l'intervento nelle scuole. Questa contaminazione ha permesso anche di arrivare a una fascia come quella che è la primaria, che, se possiamo dire, inizialmente era un pochino più scoperta, non era così attenzionata. Chi ha avuto più esperienza rispetto a questi tipi di progettualità nella primaria è riuscito ad integrarsi con altri professionisti che si erano rivolti inizialmente più all'adolescente e poter creare queste schede che noi chiamiamo schede integrate, che mettono assieme temi e competenze professionali differenti. Questo è un valore aggiunto che abbiamo acquisito in questo percorso di scuole che promuovono salute e ha permesso non solo a noi parte sanitaria di conoscere chi andasse in quali scuole, no? Ma anche proprio di unire le nostre conoscenze, i nostri saperi per arrivare ad essere più trasversali nella prevenzione sia con gli adolescenti che con la fascia della primaria e dell'infanzia. Ci avviamo alla conclusione del nostro programma, dottor Urro, e a questo punto mi viene spontaneo chiedere a quale indirizzo del web si può consultare il catalogo. Non essendo della generazione digitale sono riuscito anch'io, quindi credo che possano riuscirci tutti. Basta digitare scuole che promuovono salute a USL Ferrara e immediatamente si apre il sito nel quale poter accedere al catalogo. È molto intuitivo, abbiamo cercato di lavorare in maniera molto trasparente, pulita, perché le persone non tutte sono esperte nella navigazione in internet, e all'interno di questo sito si può trovare veramente tutto. Poi sarà un sito anche questo interattivo, dove carichiamo anche tutta una serie di materiali man mano che facciamo esperienza, man mano che vengono fatte anche degli approfondimenti, vengono poi caricati all'interno, così uno può tranquillamente approfondire le tematiche che desidera. Quindi un sito che rimane vivo, che continua ad arricchirsi, sì. E quindi di conseguenza chi lo avesse magari già consultato può rientrare e trovare anche
anche cose nuove. Sì, stiamo mettendo lì anche tutti gli eventi, convegni, seminari che riguardano questo concetto di salute e questa collaborazione sinergica con le scuole, che ci sembra veramente molto importante. Abbiamo previsto un convegno il 26-27 di settembre che si chiama Le parole che curano, quindi stiamo mettendo insieme dei saperi, come diceva poco fa anche la mia collega, dei saperi che sono i saperi interni settoriali della sanità, che finalmente cominciano a trovare una condivisione importante e allo stesso tempo a condividere questi saperi con la scuola, che è per noi un contenitore di estrema importanza. L'ultima presentazione del catalogo noi la faremo il 3 ottobre a Palazzo del Vescovo alle ore 17 a Codigoro, chi fosse interessato, perché sono comunque incontri pubblici e naturalmente lo aspettiamo molto volentieri. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi ringraziando i nostri ospiti, Alberto Urro, educatore professionale e referente nel programma Scuole che promuovono salute della nostra azienda sanitaria locale, ed Emily Davis, che è una psicologa che collabora proprio a questo progetto. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi e a presto. L'appuntamento con La Sanità Parla con Te, come sempre, è tutti i lunedì alle 12.10 e in replica il giovedì alle 19.10. Avete ascoltato? La Sanità Parla con Te, appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara.